قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. Tanto per essere chiari, la notizia non la diamo noi, perché poi ci accusano di essere fomentatori di odio e di paura, c'è sempre qualche cretino, ma la notizia oggi è stata data dagli 007 italiani, dalle barbe finte così denominate, assieme ai servizi segreti degli Stati Uniti d'America. L'Italia è sempre più nel mirino dei terroristi e è inutile che ce lo nascondiamo, le ultime vicende con gli arresti sottolineano che oramai il paese vede cellule non più dormienti, cioè ci sono cellule dormienti ma sono cellule ancora che hanno deciso di passare all'azione. Ne parleremo nel corso del giornale. Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati a tutti per questo appuntamento con l'informazione. Saluto anche Popò, che è un nostro nuovo telespettatore. Allora, la domanda la lega lei e dia risultato, commisso. Treviso, doganieri austriaci, ispezioni e limitazione ai movimenti. Anche in Italia il 65% di voi ha risposto sì, mentre il restante 35% ha risposto no. Allora, io oggi, tra l'altro, ho visto delle scene in Parlamento, perché Renzi può piacere, non può piacere, io vedo che taluni vorrebbero perdere ore a discutere, io divento sempre più, diciamo così, incavolato per un semplice motivo, e lo dico subito, perché in Parlamento abusando della democrazia è solo una perdita di tempo, una logica chiara, una perdita di tempo con il procrastinare dei problemi. Le riforme infatti non si faranno mai sino a quando si continuerà a discutere sul nulla. Voi sapete che in Italia, commisso, da quanto tempo si sta parlando dell'omicidio stradale? Sta parlando ormai da una vita. Da una vita. Le persone che conducono mezzi in stato, non adatto, cioè perché sono ubriache o perché hanno consumato stupefacenti e uccidono persone, sino ad oggi c'era l'omicidio colposo. Ma quando tu sali in macchina e sei ubriaco fradicio, sei un'arma letale. Quando tu ti fai di coca o di eroina e sali in macchina e uccidi, sei un assassino. Oggi invece non è così, o almeno sino ad oggi. Quest'oggi in Parlamento c'è stato il cancan, anche al Senato, un cancan tremendo. Perché? Perché si doveva votare l'omicidio colposo. E qui apri i soliti emendamenti, che sono poi sono caca di naso, la chiamo io, no? È solo per mettersi in mostra. Tante volte io dico che il Parlamento bisognerebbe chiuderlo, Camera e Senato, per 2 anni, si fanno le riforme e poi si ritorna. Insomma, alla fine, dico, questa volta giustamente è stato deciso di passare al voto di fiducia. Tanto la fiducia te la danno, perché chi va a casa oggi, sapendo che non vengono più rieletti, chi va a casa? Ed è passato finalmente in Italia il reato di omicidio stradale. L'omicidio stradale da oggi finalmente è realtà.
è realtà. Non è come lo zing, no, il rom, il ragazzino rom, scusate, perché ogni tanto come dire, non vedente, una volta era il cieco, oggi dici non vedente, no? È come dare di nuovo la possibilità di vedere, dicendo non vedente. Una cosa, questa, sono questi politici corretti che sono incredibili. Che ha ucciso tre persone, ti ricordi, ubriaco, sì. E l'hanno portato, è venuto a Treviso, si è costituito, l'hanno mandato in una comunità, è riscappato, è tornato a casa, è riscappato, adesso me l'hanno preso, ho detto, senti, sei minorenne, però vai dietro le sbarre e ci rimani. Cosa ovvia. Hanno previsto, direttore, il carcere fino a 15 anni per l'omicidio stradale. Scusa, ma se tu sei ubriaco, è come io andassi per le strade con la pistola a stare sicura. È il colpo in canna. Se non esistono, diciamo così, giustificazioni. Quando uno è drogato sin sopra i capelli e ti guida la vettura, non esiste. O ti fa contromano l'autostrada, uccide quattro turisti ed è in libertà perché c'è l'omicidio colposo. Cioè, ha ucciso, però non voleva uccidere. Ma come? Sei di stracolmo di cocaina. Ma c'è un'altra cosa oggi che viene da sorridere, è la domanda che facciamo. Perché il TAR, che è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ha deciso ricorso presentato da alcuni docenti e alcuni insegnanti, ha deciso di vietare le benedizioni pasquali nella scuola. Quindi il TAR vieta le benedizioni pasquali a scuola, dicendo che le funzioni religiose a scuola non possono entrare, pretendendo che il principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose. La scuola, insomma, non può essere coinvolta nella celebrazione dei riti religiosi che sono attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno, e si rivelano quindi estranei a un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni. Insomma, tutte le religioni, dicono i promotori, devono essere riconosciute e conosciute a scuola, ma non celebrate. Bene, se devono essere conosciute a scuola ma non celebrate, allora il TAR abbia il coraggio di dire leviamo i crocefissi dalle aule scolastiche, perché non sono attinenti ad una scuola laica. Le signorine musulmane che entrano in classe con il capo coperto dal velo si levano il velo come il cappotto e lo lasciano fuori della classe. E così anche gli studenti indiani, invece di entrare con i vari ciuffotti o ciuffetti religiosi, anche quelli prima di entrare se li levano, li mettono, perché altrimenti non esiste. In Francia la scuola è laica, lì non c'è, i veli non entrano, non ci sono crocefissi, è laica. Però questo dimostra ancora l'insipienza, no, di come un popolo si accorgerà tra non tanto, mica tanto, ancora pochi anni, e poi ne vedremo delle belle anche. Vado a vedere poi le reazioni di chi, oggi, venite, multiculturalità, aggregazione, li vedrò vedere, se avranno il coraggio di alzare le chiappe e rivolgersi verso una certa direzione. Bruttissimi complici. Allora, dopo qualche giorno di sole, nuovamente attesa per le prossime ore, una nuova perturbazione. Hai letto la domanda? I giudici vietano le benedizioni pasquali a scuola, siete d'accordo? Ma non l'aveva letta prima allora lei? Avevamo anticipato solo il contenuto. Ma lei, direttore, è come, da quando ha il piercing vedo che rimane, si deve gettare, che altrimenti... Allora, insomma, in Friuli Venezia Giulia, nel nord-est, nelle prossime ore sono previste piogge, nevi a bassa quota, un calo anche delle temperature piuttosto vistoso, addirittura domani si parla che si arriverà allo zero a Pordenone e a Udine, ma attenzione, è atteso addirittura un ciclone a Venezia, un ciclone. E allora c'è Rosario Padovano. Attenzione, arriva il ciclone, non è il film di Leonardo Pieraccioni. Lo hanno chiamato Venezia Low,
Tocchiamo ferro e speriamo che gli esperti si sbaglino. Sentiamo anche perché. Sono tutti concordi nel prevedere che da questa notte si formerà un vero e proprio vortice di vento che si abbatterà con violenza sulle nostre zone. Tutti i dati portano a dire che dal pomeriggio di oggi aria fredda da nord-est irromperà in Italia formando un ciclone di categoria F4, ovvero con un minimo di soli 992 HPA e un occhio, come i cicloni americani, del diametro inferiore ai 50 km che si formerà proprio davanti alla laguna di Venezia. Nella notte il ciclone Venezia Low potrebbe abbattersi con violenza sul nord-est. Per la prima volta, comunque, Meteo.it spiega che c'è una categoria data ai cicloni mediterranei. A seconda della pressione atmosferica e del diametro è stata fatta una classifica, una graduatoria. Non ci facciamo oramai mancare nulla. Tra l'altro quest'oggi è stato un terremoto che ha raggiunto gli 8 gradi della scala Richter in Indonesia, a Sumatra. Allora, le ultimissime con Livio Stefanuto per quanto riguarda il tempo, tecnico dell'Osmer. Buonasera a tutti. Dunque, oggi abbiamo avuto il sole, ma il tempo sta già peggiorando. Un fronte si avvicina alla nostra regione e comincerà, direi questa sera, a portare le prime deboli nevicate sulle prealpi carniche, in Carnia, al confine con il Cadore, forse anche le prime deboli piogge al confine con il Veneto in pianura, quindi sulla bassa pordenonese. Poi nel corso della notte il tempo rapidamente peggiorerà, avremo piogge intense in pianura, in particolare sulle zone occidentali, piogge anche temporalesche e non esclusa anche su queste zone qualche breve fase di neve mista a pioggia. In montagna nevicate abbondanti, soprattutto sulle prealpi carniche e sul Piancavallo, forse un po' di neve si potrà vedere nel corso della notte anche sulle zone più alte del Carso. Soffierà vento di bura direi generalmente, quindi da nord-est sulla costa, sul Carso e sulle zone orientali, vento da nord in montagna e anche in pianura perché si forma una depressione a seguito del fronte, una depressione che è proprio sull'alto Adriatico e quindi richiama venti piuttosto forti durante la notte e le prime ore del mattino. Poi nel pomeriggio comincia un lento miglioramento, si attenueranno sia le piogge sia il vento, forse in Carnia qualche schiarita, mentre è più probabile che sia a Trieste sia nel Tarvisiano continui a esserci qualche precipitazione seppur molto debole. Il tempo poi si rimette per il giorno dopo, quindi per venerdì, avremo una bella giornata di sole, prevalentemente sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, ma al mattino farà piuttosto freddo con gelate al suolo. È tutto, a domani. Grazie a appunto Livio Stefanuto. Guarda, e con questa legge si va in galera anche se sei sobrio, per magari un momento di disattenzione. Sì, ma quando io guido un'auto, insomma, non è che posso essere disattento, no? Non posso nemmeno grattarmi la pera. Devo sempre stare attento a guardare avanti, no? Se vedo una macchina ferma, per esempio, in via Riviera del Pordenone, ferma sulla mia destra, non è come è accaduto oggi, che accelero sulla sinistra, non è accaduto a me, ma ero dietro, e per poco non metto sotto una signora che passava col carrozzino. La disattenzione la si lascia a casa. Io sono il primo a dirlo, che sono anch'io qualche volta disattento, ed è un errore. Gravissimo incidente intorno alle 16 in via Costanza, Riese Pio X, un'auto e un camion per motivi ancora da chiarire sono entrati in collisione. Il bilancio attualmente di una vittima che è stata estratta a fatica dalle lamiere dell'auto. Non si conoscono ancora le generalità del deceduto. Sul posto l'elisoccorso del SUEM di Treviso, ovviamente disagi per gli automobilisti in transito, mentre un 57enne residente ad Aris di Rivignano è rimasto gravemente ferito mentre era alla guida di uno scooter in un incidente stradale verificatosi in tarda mattinata sulla strada provinciale 78, siamo nell'abitato di Lavariano. Pochi minuti prima delle 13, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, il motociclo si è scontrato con un'auto, una Renault Twingo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine in codice rosso. Lievemente ferito è anche il conducente della vettura. Ancora una storia triste di anziani turlupinati da donne avvenenti. È accaduto in quel di Aviano e il bottino è piuttosto pesante. Il servizio di Alberto Comisso.
Da più di un anno ingannava un anziano spillandogli, a conti fatti, 80.000 euro. I carabinieri di Aviano hanno arrestato Dunja Kosir, 39enne slovena, domiciliata a Pontebba. Le indagini sono scattate il mese scorso, quando i nipoti di un 81enne di Aviano hanno segnalato ai militari dell'arma le loro preoccupazioni per i rapporti instaurati dal loro parente con una avvenente donna straniera. I carabinieri hanno accertato che la donna era riuscita a carpire con l'inganno la fiducia dell'uomo, prospettandogli critiche condizioni economiche dovute a problemi di salute suoi e del figlio di 10 anni, nonché all'improvvisa scomparsa dell'anziana madre. Con l'inganno aveva fatto breccia sui sentimenti dell'uomo, inducendolo a consegnarle ripetute somme di denaro. L'ottuagenario non si rendeva conto di aver così dilapidato nel tempo un patrimonio di oltre 80.000 euro, convinto della buona fede della donna e che il denaro gli sarebbe stato restituito. Nel frattempo i carabinieri di Aviano avevano accertato il castello di Menzogni architettato dalla donna. Lei ed il figlio godono di buona salute e la madre convive con loro. Così la 39enne è stata arrestata mentre si allontanava con 180 euro che ieri l'anziano le aveva consegnato. La posizione della donna è al vaglio degli inquirenti per accertare se altri anziani possono essere annoverati tra le sue vittime. Furti ancora nel Porto Gruarese, andiamo a Summaga con Rosario Padovano. Continua l'impressionante catena di furti che sta caratterizzando l'intero Alto Porto Gruarese. Dopo il tentativo maldestro di furto nell'isola ecologica Agruaro, dopo il furto clamoroso di rame invece dal tettuccio del cimitero di Cinto Camaggiore con 100.000 euro di danni, stavolta i ladri si sono limitati a un decespugliatore. Il fatto è accaduto in via Catiepolo, sempre nel territorio alto portogruarese, nella località di Summaga, frazione di Portogruaro. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo i carabinieri. I danni ammontano a 3.000 euro. Furto anche a Spilimbergo, ma tre persone vengono denunciate per ricettazione. I carabinieri di Spilimbergo hanno deferito in stato di libertà alla procura presso il Tribunale dei Minori di Trieste, per reato di ricettazione, un 18enne studente del Burkina Faso, residente nel comune di Valvasone Arzene, all'epoca dei fatti minorenne, poiché è emerso che aveva utilizzato un telefono cellulare rubato. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia sporta da Maria Assunta T, 47enne di San Giorgio d'Arichinvelda, la quale aveva segnalato il 30 luglio scorso il furto del proprio smartphone insieme ad una borsetta e ad 80 euro, mentre lavorava come cuoca alla casa dello studente di Spilimbergo. Le attività svolte dai carabinieri hanno dapprima consentito di individuare e denunciare a piede libero per ricettazione due giovani, una donna ed un uomo di nazionalità burkinabè e ghanese. Dall'ulteriore sviluppo investigativo, gli inquirenti sono giunti ad identificare anche lo studente, denunciato poiché, dopo il furto, aveva utilizzato indebitamente il telefono cellulare. Terrorismo, allarme dei servizi, Italia sempre più esposta a rischio attacchi. L'Italia infatti appare sempre più esposta al rischio di attacchi terroristi, lancia l'allarme la relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza consegnata oggi alle Camere. Tra l'altro proprio ieri lo stesso segretario di Stato americano ha detto che l'Italia si è proposta come guida per un attacco alle forze dell'ISIS in Libia. Mi fermo qua perché e ci sarebbe da dire tanto ancora. Andiamo con un servizio proprio su questo tema, in vista del vertice appunto antiterrorismo Italia-Francia che si terrà l'8 marzo a Venezia. Alessio Conforti. Il vertice internazionale in programma a Venezia martedì 8 marzo a Palazzo Ducale sarà oggetto di un ingente dispiegamento delle forze dell'ordine al fine di tutelare uno dei bersagli più noti del terrorismo, il presidente francese François Hollande. Il summit è stato voluto dal premier Matteo Renzi in Laguna per omaggiare Valeria Solesin, la vittima italiana della strage del Bataclan. Il piano di protezione è stato messo a punto nelle ultime ore a seguito della riunione del Comitato
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, un dispositivo che potrebbe ricalcare quanto di buono è stato fatto nel corso delle recenti festività natalizie, soprattutto durante il carnevale. Venezia di per sé è già un bersaglio sensibile da parte dei fondamentalisti islamici. Figuriamoci se al contempo ci sono i leader di due paesi europei come Italia e Francia. Alcune centinaia di uomini si alterneranno nei vari turni di guardia che partiranno la notte precedente al vertice e si concluderanno 24 ore dopo. Le aree interdette al pubblico saranno la Basilica di San Marco, il Sagrato, il Campanile, la Piazza, i Musei Civici e la Biblioteca Marciana, ma anche il Molo dal Ponte della Paglia fino al Ponte della Zecca. Tra le forze dell'ordine che dovranno presidiare le zone si segnalano le unità cinofile antiesplosivi, tiratori scelti, artificieri e specialisti dei NOX, a cui si aggiungeranno gli uomini della sicurezza francese. Rimaniamo in tema e ringrazio Giacomo Spagnol di Gioventù Nazionale Fratelli d'Italia. Benvenuto. Soldi, cene e sorrisi, così Putto combatte l'ISIS. Era lo striscione, lo slogan che compariva qualche giorno fa nella frazione di Tiez. Ieri sera però Putto ha rispedito al mittente il tutto contro il 37enne reclutatore appunto della Jihad. Non poteva fare niente, nonostante però prendessi 500 euro. Lei cosa ne pensa? Sì, è paradossale che tutti sapevano, però nessuno è responsabile di nulla. E il comune dice che è la regione che doveva occuparsi di questo tema perché è di una legge regionale che si sta parlando. La regione dice che dovevano occuparsene i servizi sociali, che devono decidere di responsabilità, caso quindi. Per caso, sì, esattamente. I servizi sociali invece dicono che è la politica che doveva intervenire. Insomma, pare un po' di giocare al gioco delle tre carte, no? Dove c'è tanta confusione e poi alla fine chi rimane fregato sei tu, che paghi 500 euro al mese un macedone indagato per terrorismo. Però io credo che delle responsabilità invece ci sono e come, e ho portato qui il verbale del Consiglio di Azzano Decimo di qualche mese fa, il quale c'è un consigliere di minoranza che dice nero su bianco. Chi è questo consigliere di minoranza? Massimo Piccini, il quale sostiene, avverte Putto che c'è una persona che riceve dei contributi da parte statali, che è indagata per terrorismo. E allora io quello perché che mi chiedo... è indagata questa persona per un'altra vicenda. Esattamente. E quindi che cos'è che chiediamo? Putto che cos'è che poteva fare? Putto poteva semplicemente, siccome fa parte del Partito Democratico, che è lo stesso partito che guida la regione, poteva alzare la cornetta, chiamare i suoi compagni di merende, Panontin e Serracchiani, e dirgli: guardate che qua c'è qualcuno che prende questi soldi. Si può modificare la legge? Sarebbe bastato qualche giorno. Questo non è stato fatto ed è una gravissima omissione. Ricordo che quando c'è bisogno di chiamare la regione per chiedere 83.000 euro per una campagna referendaria sulla fusione tra Azzano Decimo e Pravis Domini, questa chiamata che è stata fallimentare, lo si è fatto tranquillamente. Però quando si parla invece della sicurezza dei cittadini, questo invece queste chiamate non si fanno. Bene, grazie. Quindi è stato preciso e lineare Giacomo Spagnol, che lo ricordo è di Gioventù Nazionale Fratelli d'Italia. Grazie. Perché il signore era già stato indagato precedentemente. Eh sì. Allora, parliamo dei blocchi al confine con l'Austria che di fatto portano i clandestini in Italia. Omar Costantini. Passaggio indolore dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Austria, Slovenia e Croazia costituiscono la loro task force per ridurre il più possibile il transito dei migranti clandestini e richiedenti asilo in arrivo dalla Grecia, che attraverseranno la ex Jugoslavia nelle prossime ore. Tensione alle stelle sul confine greco-macedone, con la recinzione creata dal governo di Skofie già superata in più punti. La polizia e l'esercito della ex Repubblica Jugoslava usa tutti i mezzi a sua disposizione per fermare la marea umana. Intanto da noi si attende l'arrivo del prossimo temporale. Mentre al confine di Tarvisio il binomio esercito-forza dell'ordine opera, sul resto del già confine orientale calma piatta. Alcuni sindaci, con in testa Diego Bernardis, primo cittadino di Dolegna del Coglio, lanciano l'allarme sul Groviera lungo gli ex passaggi dismessi con la Slovenia. Facile preda per i malintenzionati, mentre da Roma la parola d'ordine è resistere. Due mini hub già individuati in quel di Udine e Pordenone, ma da una certa ala politica, vedi il SEL in primis,
si vuole creare un terzo a Gorizia, non in una caserma dismessa, ma in altro luogo. Insomma, il caos continua con la politica locale che esterna su ambo i fronti anatemi inconcludenti, nell'imminente attesa che il popolo metta veramente in atto il termine sovrano. Sempre Omar Costantini ha parlato, anzi ha realizzato un servizio in merito ai clandestini e ai disservizi ai cittadini. Vediamo il servizio. A Udine si fanno foto, tagli di nastri in pompa magna, aprendo ambulatori a favore dei migranti presenti all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di via Cividale. Si fa sfoggio mediatico di cosa significhi il termine porgi l'altra guancia, gente unica, ospitale. Allo stesso tempo però ci si dimentica dei locali, persone di razza, sesso, colore di pelle diverse, ma accomunate tra loro perché da tempo residenti in questa città, in attesa dei loro diritti costituzionalmente acquisiti. L'ultimo caso ieri con il Codacons a protestare, ma senza far tanto rumore, perché non si deve disturbare l'altro evento in programma. Un paese libero e democratico si misura anche in questi casi, non solo sull'accoglienza dal denaro facile. I disabili da mesi in attesa dei contributi sono una delle tante punte dell'iceberg, persone fuori dai giochi o da pseudo parametri studiati a tavolino, dove gli interessi sono di pochi, ma non per tutti. Il resto della storia la conosciamo bene, fatta di giustificazioni da taverna, irrise e cicciolesche che considerano il cittadino qualunque come carne da macello da servire in base all'ordine del giorno. Ecco, rimaniamo in tema anche di sicurezza, lo ringrazio, abbiamo Renzo Muzzin che è segretario della Lega Nord di Pordenone. Beh, continuano i vostri incontri Agorà Caffè Piazza Lod, venerdì 4 marzo, ore 20:30. Scopri cosa faremo, ecco. Cosa farete a livello di sicurezza per Pordenone e soprattutto i problemi che riscontrate quotidianamente a livello di sicurezza a Pordenone? Grazie e buonasera. Allora, noi andiamo avanti con questi incontri dove incontriamo la cittadinanza per parlare un po' quali sono le nostre idee che vogliamo portare avanti. Sicurezza a Pordenone è un tema molto sentito. Cosa vogliamo fare? Noi abbiamo proposto di utilizzare dei lettori di targhe delle automobili. Questo perché? Per controllare le macchine che non siano rubate o che siano assicurate, perché una macchina rubata di solito vengono utilizzate anche per fare dei furti e quindi verificare chi entra in città e chi esce in città. Questo per avere un maggiore controllo di quello che succede nel territorio. Chiediamo di mettere dei vigili di quartiere, aumentare il numero di vigili a Pordenone, vigili di quartiere che controllano il territorio e possono dare un aiuto, andare a controllare quali sono i problemi del territorio. Questo anche per scongiurare i problemi di atti vandalici che, meno male, un po' tutta la città ne è stata soggetta. Quindi tante piccole cose che noi vogliamo, che chiediamo, che per avere una città più sicura. Sono arrivate anche delle telecamere nuove, la spesa complessiva è 31.256 euro, si è compiaciuto, insomma, con Ficconi, viva e viva così. Sono sufficienti solo le telecamere a contrastare il fenomeno dei furti e della microcriminalità sul territorio, secondo lei? Allora, solo le telecamere non sono sufficienti, bisogna aumentare il numero di forze dell'ordine nel territorio, il territorio deve essere pattugliato, i cittadini devono vedere, i vigili devono vedere più polizia che gira, in modo da avere anche un senso più di sicurezza, in maniera tale da scongiurare, insomma, il pericolo di furti, soprattutto nelle ore notturne. Ci deve essere più illuminazione, non si possono spegnere le luci di notte, quello è importante, perché se spegniamo più presenze le luci sul territorio. Molta più presenza del territorio. La polizia municipale, perché se staccano alle 8, auf Wiedersehen. Esatto. E speriamo che le telecamere non siano quelle farlocche che sono state acquistate per mettere al palazzetto dello sport. E che poi erano un giocattolo. Quindi hanno speso, sì, decine di migliaia di euro, non banane. Grazie. Direttore, due secondi per ricordare proprio l'incontro che avete in programma, prego. Allora, domani sera siamo a Vale Noncello, il bar Elisa, fianco alle scuole elementari di Vale Noncello. Invece venerdì al caffè Agorà in Piazza Lozzer a Torre, entrambi alle ore 20:30. Bene, grazie come sempre, quindi. Allora, poi vedremo un fatto emblematico, no? Persone che vengono aiutate ovviamente e arrivano da altri paesi con 35 euro, pochi o tanti 35 euro, lavatura, stiratura, pranzo, cena, colazione, sigarette e via discorrendo. Adesso vi facciamo vedere invece un video con Matteo Salvini. Matteo Salvini ha visitato una caserma a Bologna, la caserma Smiraglia, che ospita i poliziotti.
Allora, guardando il servizio, qualcuno può dire, ma come? Arrivano questi qui, chiedono di essere profughi, magari non lo sono, e si beccano 35 euro. No, si beccano indirettamente, perché comunque i 35 euro servono per il loro mantenimento giornale. È inutile che a me dicano, ma non li prendono loro i 35 euro. Benissimo, ma se mi vestono, mi danno le sigarette, mi danno i soldini per il cellulare, mi danno un tot poco tanto anche per poter comprare quello che devo comprare, in più lavatura, stiratura e tutto, chissà quanti anziani vorrebbero essere aiutati da un comune, no? 35 euro al giorno, compresi magari anche i quotidiani. Però ci sono anche i poliziotti. Guardate cosa accade in questa caserma, la caserma Smiraglia a Bologna. Siamo sempre dove lo Stato alloggia i suoi servitori, questi sono i bagni messi meglio, però sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagno rotto. Bagno rotto. Bagno che fa schifo. No come. Bagno rotto. Senza asse, però aspetta, vieni un attimo, bagno rotto. Auguri. €3 per la lavatrice, €2,50 per l'asciugatore, quindi €5,50 per lavarsi magliette e mutande. Qualcuno i soldi ce li ha, qualcuno li paga, de gustibus, senza far populismo. Io non voglio parlare di 35 euro al giorno garantiti agli sbarcati. E adesso il secondo, Matteo, è la roba. Facciamo la doccia. Una bella doccia, questa? Sì. Ma qua non c'è manco la manopola. Sì, la prendo per terra, che ha adesso. Facciamo il tentativo. Ma la doccia c'è andata male. Qua. Vabbè, qua sì che è una figata a parte la doccia. Al militare io non la facevo meglio. Qua l'acqua è. Ovviamente l'odore non si sente nelle immagini, però ve lo lascio immaginare con la polizia, no? Ma si fanno la doccia da un volte, la polizia lo finale. Si fa avere 5.000 euro, fanno i bagni, non fanno la scuola, quindi neanche 3 anni, 100.000 euro sperperati. Questo sono i bagni della questura. Non l'avevo capito, fosse una doccia. Ecco. Facciamo poi il confronto fra i 4 stelle che c'è per gli sbarcati e la caserma per i servitori dello Stato. Avete visto, per il lavaggio e per l'asciugaggio ci sono 3 più 2 euro, cioè, e questa è una caserma della polizia italiana. È incredibile, ma la vicenda che andiamo ora a raccontarvi è ancora più incredibile. Grazie solamente alla solidarietà, possiamo dirlo, questa sera il sindaco di Aziano Decimo, Putto, ha fatto sì che la ragazza potesse essere ospitata nella casa di Emmaus ad Aziano Decimo. È stata picchiata dal padre e sbattuta fuori dalla sua abitazione, o comunque dalla casa dei familiari. Da lunedì questa diciottenne di Aziano Decimo vive in mezzo, ed è il caso proprio di dire, ad una strada. Alberto Commisso l'ha avvicinata. Lunedì, al termine di una lite molto accesa, il papà le mette le mani addosso, calci, pugni, percosse, e è costretta ad uscire di casa, e da quel giorno vive in un parco in mezzo alla strada. Io sono tornata a casa e mia madre ha iniziato a insultarmi e a dirmi su di tutto, e dopo ha iniziato mio padre a dirmi che sono una puttana, che sono una c***a, che sono una drogata, e ci hanno chiesto aiuto anche
ai carabinieri di Azzano, ho chiesto aiuto agli assistenti sociali e nessuno mi dà una mano. Io da lunedì che sono fuori, che non so dove andare, non so cosa fare, non so dove andarmi a fare la doccia, non so niente. Io sono sola, abbandonata da tutti. Gli ho chiesto agli assistenti sociali se riuscivano a darmi una mano, a venirmi incontro dandomi una casa, qualcosa per stare in sti giorni, per almeno trovarmi una soluzione, cosa fare, dove andare. Ho chiamato anche Voce e Donna di Pordenone e mi hanno detto che era tutto occupato. Come ti senti in questo momento? Mi sento male perché comunque sto malissimo. Sono andata anche in ospedale, mi hanno dato la prognosi di 4 giorni e sinceramente sto morendo di freddo perché fuori fa freddissimo. Stasera hanno messo anche pioggia, quindi non so come potremo fare, ma... E tu mi dicevi che vivi nei parchi adesso, sì, la notte, e non hai paura di vivere? Ho paura, sì, ma cosa devo fare? Dove vado? Allora, avete visto, poi è intervenuto il sindaco di Azzano Decimo e per questa sera sarà ospitata nella chiesa, scusate, nella casa, però gestita poi anche da un sacerdote, la chiesa di Emmaus ad Azzano Decimo. Domani alle 10:30 ha l'appuntamento con i servizi sociali. Ma queste sono le cose quotidiane, no? Io non voglio entrare nel merito della questione del papà, la mamma, cioè... Però ad un certo punto questa qui dorme all'aperto. Per esempio, no, io parlavo oggi con una persona che mi diceva: ma come mai vedo uscire da Via Piave, da quella struttura dove erano stati fatti sloggiare i clandestini? Perché oggi vedo invece uscire 10-20 persone furtivamente da quelle stesse strutture? Cosa sta accadendo? Li hanno rimessi? Allora io subito mi sono dato da fare, ho chiamato l'assessore competente, Romor, e ho detto: scusi un attimo, anzi le do del tu perché è anche il mio medico, scusa, ho detto, Romor, ma li avete rimessi senza che qualcuno sappia, quelle persone in quelle strutture? No, assolutamente no, come comune no. Di chi è quella struttura? Del comune. Allora se ci va qualcuno il comune deve saperlo. Allora vuol dire che hanno buttato giù tutto e sono entrati. Allora ho detto: per cortesia, prenda le forze dell'ordine o chi di dovere e recatevi, perché i cittadini in quella zona sono incavolati perché da quest'oggi vedono la gente entrare e uscire. Qualcuno dice, giustamente il mio amico mi dice, ed ha una ragione, guardate, incredibile, incredibile, dice... direttore, sono giuste le cose che dice sui clandestini, ma c'è da dire, se non andavano in Libia a fare la guerra, non sarebbero arrivati e non avremmo avuto accise sulla benzina. Ma questo l'ho detto subito dopo che dalla Francia sono partiti i Mirage. Qui hanno applaudito quando è stato ucciso il dittatore Gheddafi, i partiti applaudivano, si spellavano le mani. Quando ci sono, purtroppo dico io, paesi, stati che hanno bisogno di un dittatore, vedi in Libia per esempio, ci sono 13 tribù, vedi nei Balcani, con Tito, certo con la forza, ma ovvio, ma tutti erano tranquilli, morto Tito, stiamo vedendo, oggi sono buoni e continuano a sparare, perché c'è ancora la KFOR, quando la KFOR se ne va, vorrò vedere, per non parlare dell'Egitto. Per non parlare dell'Iraq, sarà stato un dittatore Saddam Hussein, però quando c'era lui c'erano le chiese cristiane, c'erano gli ebrei, ci sono paesi che meritano la dittatura. Avete applaudito quando sono partiti anche i nostri valorosi per combattere Gheddafi, avete applaudito quando lo vedevate in TV che gridava? Bene, ora giustamente bisogna anche vedere cosa sta accadendo. Meno male che l'Italia, con il governo, ha detto: prenderemo noi il comando della multiforza che andrà a battere l'ISIS in Libia, spezzeremo le reni. No, questo l'ha detto un'altra persona che forse poi alla fine si è accorto che non era così. Andiamo in Friuli.
Barbara Zilli, allora, abbiamo visto il discorso relativo a questo ambulatorio alla Cavarzerani. Per i clandestini i soldi arrivano subito, mentre i cittadini devono chiamare noi per dire che da mesi non ricevono i soldi per quello che costituzionalmente gli spettano. Sì, è una vergogna questo paese. È una vergogna che la regione continui ad essere complice di questo scempio e anzi si vanti di andare addirittura ad inaugurare l'ambulatorio come è successo ieri. È una vergogna inaccettabile, non smettiamo di denunciare queste situazioni, perché a chi ci dice che siamo populisti continuiamo a rispondere che in realtà siamo realisti e che abbiamo a cuore l'interesse dei cittadini della nostra regione. Speriamo che prima o poi questo governo regionale cada, ma senza aspettare il 2018, perché è inaccettabile questa situazione, perché è uno schiaffo ai cittadini della nostra regione. Senta, però viene da dire, sempre la Lega in primo piano per quanto riguarda l'opposizione, mentre gli altri stanno un po' a guardare. Ma guardi, io parlo per la Lega e la Lega ha a cuore l'interesse dei cittadini di questa regione, gli altri si mettono in coda. Nella serie aspetteranno che, come si dice, il mare si muova. Non lo so, non so se c'è una poca aderenza con quello che sono le realtà delle nostre città, dei nostri paesi, ma devo dire che la Lega in effetti ha tanti rappresentanti sul territorio e la gente anche che non è leghista ci avvicina per chiederci e per portarci all'attenzione problematiche, quindi noi le abbiamo a cuore, le ascoltiamo e le interpretiamo politicamente. E con l'Austria che sta tirando sui muri, cosa sono diventati xenofobi all'improvviso? No, sono soltanto realisti, avremmo voluto che anche in Friuli Venezia Giulia si adottassero situazioni di questo genere, ma qui invece si apre a tutti per l'accoglienza diffusa e si mandano gli immigrati in palestra, cosa che accade a Trieste e per il quale ho fatto un'interrogazione all'assessore Torrenti, spero che abbia la decenza di rispondermi al più presto. Grazie a Barbara Zilli per il suo intervento. La linea torna a Pordenone, al direttore. Grazie a voi. La giunta municipale invece di Sazile, in ultima seduta, ha deliberato due intitolazioni per onorare il ricordo di due persone scomparse. Al ciclista sacilese Dennis Zanet, il percorso ciclopedonale lungo il rio Paisa, da via Cartira Vecchia a via dello Stadio, e alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. L'ampio parco di San Giovanni del Tempio in via del Molino, destinato alla messa a dimora di un albero per ogni nato. Con LSM, che si occupa della segnaletica comunale, saranno a breve posti in opera i cartelli indicatori con un semplice e sobrio momento celebrativo. Io mi compiaccio veramente con questa amministrazione per aver intitolato a Oriana Fallaci uno spazio della città. Nemmeno a Firenze ha una via, no? Perché insomma Oriana Fallaci aveva un brutto difetto, quello che ho io purtroppo, di dire la verità e di dire quello che effettivamente pensava e di vedere lontano. Perché basta prendere le sue ultime opere, leggere e vedete che si sta avverando quello che lei scriveva. E noi abbiamo qua il sindaco di Sacile Ceraulo. Sì, buonasera, abbiamo pensato ovviamente che fosse giusto ricordarla. A San Giovanni del Tempio c'è un'area verde di oltre 2 ettari di superficie, già da 2 anni a questa parte che piantiamo l'albero per ogni nato, ci sarà spazio ancora per 2 o 3 anni, perché purtroppo 2 o 3 dico perché le natalità sono in flessione, come è noto. Rispetto all'iniziativa, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, c'è stata un'iniziativa su tutto il territorio nazionale della Lega Nord, così come ad esempio ci sono state altre proposte per quanto riguarda altre persone. Noi ci riteniamo ancora a Sacile in credito anche di un'intitolazione a Pierpaolo Pasolini, alcune idee le abbiamo, perché lei sa che anche questo giornalista scrittore, anche lui così come giornalista scrittrice è stato Oriana Fallaci. Pasolini appunto ha vissuto qualche anno della sua adolescenza nella nostra città e lei dice bene, c'è stato un periodo in cui questa figura, mi riferisco alla Fallaci, era celebrata da una determinata parte politica che a un certo punto ha preso nitidamente e nettamente le distanze. Ecco, noi crediamo che non si debbano mai leggere queste cose con le lenti della ideologia, perché sono sempre lenti deformanti, ma bisogna avere, come si dice, a cuore il messaggio che viene lasciato e la verità che sono contenute all'interno di quei messaggi. Sì, ecco, sono cominciati i lavori al campo sfriso di Ventere Nerva Sintetica, no? Sì, qui cambiamo completamente settore, però guardi, oggi ho avuto un momento, mi si è allargato il cuore, perché finalmente hanno cominciato a srotolare questo manto sintetico sulla superficie dello sfriso, quindi credo che tra un paio di settimane il lavoro sarà completato. Bene,
Grazie. Direttore, vuole aggiungere qualcosa? Dire che hanno fatto super bene, hanno dimostrato, per esempio quando hanno detto, no, quando volevano tirare via, per esempio, via Stalingrado a Bologna, io ero contrario a tirare via via Stalingrado, perché Stalingrado ha dimostrato come un popolo abbia voluto difendersi, controattaccare e vincere il nazismo. Perché tirar via via Stalingrado? Sono quelle cose veramente... La storia non, si può essere, non può essere cancellata. Non può essere cancellata certamente. Allora, fuga in Pontebbana, inseguimento pazzesco, ma alla fine i quattro, mi pare, sì, sono finiti in manette. Il servizio. Quattro arresti dopo l'inseguimento da film lungo la Pontebbana, in comune di Zoppola. Una pattuglia della squadra volante della questura di Pordenone ha tagliato ieri sera la strada verso le 20 alla Nissan Almera Cusano di Zoppola, a bordo della quale viaggiavano immigrati ghanesi. Erano nel mirino della polizia ormai da tempo. I due passeggeri, sul sedile posteriore, hanno tentato invano di nascondere sotto le gambe un borsone. Conteneva 1,3 kg di marijuana. I ghanesi, residenti nel pordenonese, sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. All'operazione hanno partecipato anche agenti della squadra mobile. Maxi operazione antidroga dei Carabinieri a Venezia, 7 gli arresti, servizio. Questa mattina i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mestre hanno dato esecuzione a 12 ordinanze di misure cautelari, di cui 7 in carcere, emesse dall'autorità giudiziaria veneziana nei confronti di 11 soggetti nordafricani e un italiano, resisi responsabili del reato di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, iniziate nel settembre 2014, sono scaturite dalle frequenti segnalazioni di una radicata attività di spaccio di eroina radicatasi tra Mestre e Marghera. L'operazione denominata Return 2 ha consentito di scardinare fino ai suoi vertici un gruppo criminale di nazionalità tunisina da tempo presente sul territorio. Nella rete è finito anche un italiano, Simone Rasi, domiciliato ad Olo, che riforniva supporto logistico ai nordafricani trasportando con la propria autovettura i carichi di stupefacenti agli spacciatori tunisini di medio livello che e poi provvedevano alla distribuzione al dettaglio della sostanza. Il volume di affari di questa rete di spaccio movimentava da 0,5 kg ad 1,5 kg di eroina a settimana, con guadagni di svariate decine di migliaia di euro. Giovanni Del Ben, medico forense, ben ritrovato. Parliamo di nuove regole per le visite specialistiche. Quindi quali le novità? Ok, intanto sono un po' complesse perché l'Italia unica e indivisibile ai servizi sanitari che sono divisi regione per regione. E ogni regione ha emesso delle regole, il Friuli Venezia Giulia nell'ottobre del 2015, per regolare questo accesso alle visite specialistiche, ma anche alla diagnostica per immagini, gli esami del sangue, eccetera, eccetera. Quindi da ottobre adesso abbiamo fatto uno sforzo per regolarci, per riadottare queste regole, ma a un certo punto anche il ministro, il Ministero della Sanità ha messo uno zampino. E questo, secondo una, grazie per l'immagine, un obiettivo importante che era dire miglioriamo la appropriatezza, magari anche riduciamo gli sprechi, ma sotto sotto questi tentativi di rendere più rispondente ai bisogni del paziente gli esami che devono essere fatti, alla fine sono finalizzati a risparmiare, ma comunque a ridurre la spesa, grosso modo i 2 miliardi per l'anno 2016. La strada scelta è stata la compressione nella concedibilità con fondi Servizio Sanitario Nazionale di prestazioni che prima erano erogabili su richieste di medici generici o specialisti, però sappiamo, come lo dicevo un attimo prima, che se tu riduci oggi la spesa, magari anche quelle per attività di prevenzione, non vuol dire che in realtà ciò si concretizzerà in un reale risparmio e interesse collettivo. Questo decreto del 9 dicembre 2015 comprime talora un po' troppo le prestazioni specialistiche
erogabili, per esempio alcuni esami del sangue, il ferro non passa più, le procedure per avere risonanze magnetiche, eccetera. E fra poco, attraverso la ricetta elettronica che sta per partire, ci sarà tutta una serie di controlli su questa attività. Però questo decreto del 9 di dicembre potrebbe anche servire al medico che entrerà in rapporto con il suo paziente per dire: sì, io dovrei prescriverti alcune cose, forse serve, ma non si può più. Grazie come sempre a Giovanni Del Ben. Allora, beh, sono giorni frenetici questi per quanto riguarda il duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone, avvenuto il 17 marzo dell'anno scorso. Quando Renna ci comunicò la notizia si parlava della morte di un sottufficiale, ci siamo concentrati su chi poteva essere e abbiamo detto: vedremo l'evolversi di questa situazione. Dopo siamo rientrati nelle stanze per telefonare alle rispettive fidanzate, infatti io ho telefonato alla mia fidanzata e non circa le 22 è stato al telefono con lei per circa un'ora, in quel frangente mi disse che era a casa. Nel corso della telefonata le ho raccontato che cosa avevo fatto durante la giornata, le ho anche riferito la notizia della morte dei ragazzi, anzi, ora che ci penso meglio, gli ho detto il giorno dopo. Continuano insomma le bugie di Giosuè Ruotolo davanti ai giudici, questo è un pezzo del verbale che vi leggiamo. Continua a dire il militare indagato, il 26enne: non le ho detto quello che mi aveva appena riferito Renna per non farla preoccupare, considerato che il delitto era avvenuto nella zona dove abitavamo noi e tenuto conto che la mia fidanzata è un po' ansiosa. Non ricordo di cosa ho discusso con Rosaria durante la telefonata, non le ho neppure detto che ero uscito per andare a correre. Poi continua: solo il giorno dopo le dissi di guardare il telegiornale delle 13 affinché sapesse cos'era accaduto. Anche in quel caso non le dissi che la sera prima mi ero recato dove era avvenuto l'omicidio, questo perché non volevo farla preoccupare, considerato che a Pordenone girava una persona che aveva commesso quella cosa e quindi non volevo farle temere che potesse succedere anche a me. Insomma, dice che non voleva farla preoccupare. Lei ha appreso degli appelli fatti dalle autorità alle persone che potevano trovarsi nella zona dell'omicidio affinché fornissero elementi utili alle indagini? Questa è la domanda dei magistrati? Lui risponde, Giosuè: sì. Non ho ritenuto di presentarmi per tutta una serie di cose che mi sono passate per la testa. Innanzitutto avevo paura per la mia incolumità. Un militare che può andare oggi in Afghanistan, che può andare in Iraq, lui ha paura di dire che c'è, cioè, per la sua incolumità. Io dovrei avere questi qui che vestono una divisa militare per salvare il paese. Cioè, incredibile. Ma è incredibile. E poi continua a dire: e poi di avere problemi per il mio ingresso nella Guardia di Finanza. Ma se ha paura della sua incolumità, mettiamo che la Guardia di Finanza deve fare, non so, un blitz con le armi. Lui cosa dice? Non ci vado perché sai, ho paura di essere colpito. Tornando agli eventi di quella sera, dopo che io avevo telefonato alla mia fidanzata, Sergio Romano riceveva una telefonata da un nostro collega, Pasquale Pone, il quale diceva di andare sul posto a vedere perché c'era una macchina che somigliava a quella di Trifone e che molti altri militari erano lì per capire cosa fosse successo. Allora siamo usciti tutti e tre con la macchina di Renna e siamo andati al palazzetto, li abbiamo trovato molti altri nostri commilitoni, anche se non si riusciva a vedere nulla perché c'erano dei teli bianchi intorno alla zona del delitto. Beh, teli bianchi non solo insomma nel momento in cui si vedeva la macchina, si vedeva, noi abbiamo fatto anche le riprese. Tanto queste sono le riprese che solo noi abbiamo ripreso, appunto, scusate il gioco di parole, quella sera. E dice: anche in una circostanza non ho detto nulla circa la mia presenza sul luogo dei momenti prossimi all'omicidio perché sentivo che i commilitoni commentavano dicendo che sul posto c'erano le telecamere di videosorveglianza e io mi sentivo sollevato da tutto questo. Credevo che il colpevole sarebbe stato preso. Ribadisco che le ragioni per le quali non ho confidato a nessuno che mi trovavo lì erano dovute ad una serie di brutti pensieri, tra i quali di aver problemi con la mia carriera nella Guardia di Finanza. Problemi per la mia incolumità ancora e anche perché sapevo di essere estraneo e quindi non poter dare nessun contributo alle indagini. Ma come uccidono il tuo amico? E come che a me uccidessero per portargli via il piercing? Commisso. Si tocchi, commisso. Lo uccidono. È un mio collega di lavoro. So che lo hanno ucciso a 50 metri, no, dalla sede della TV. Non mi precipito a vedere cos'è accaduto al mio collega? Cioè, non mi precipito! Siccome sono estraneo,
No, tutto questo, non dico guardi che io esattamente mezz'ora fa ero lì, dove il mio collega è stato ucciso, ma e quindi? Cioè, è incredibile. Cioè, sinceramente, credetemi, è incredibile. Capisco di aver fatto una cosa sbagliata anche nei confronti dei Trifone. Nel mio paese di origine, insomma, vesuviana, non succedono queste cose. Vabbè. Ma a Napoli sì. So che in queste occasioni è giusto collaborare con le autorità. Normalmente non andavo in palestra a quell'ora, bensì tra le 17.30 e le 18. Inoltre, normalmente ci andavano il lunedì, il mercoledì e il venerdì, anche se alcune volte ho deciso di andarci l'abbonamento era mensile e via discorso. Anche qui dice, insomma, io andavo in quell'ora. Però, guarda caso, quel giorno non solo va in palestra, quel giorno, ma non entra perché è pieno di macchine. Ragazzi, ogni volta che leggo queste cose qua mi viene su una rabbia, no, una rabbia micidiale. Allora, mentre guardate qui, Pietro Maso, in seguito alle minacce di morte rivolte alle due donne e a sue sorelle, Maso, 44 anni, nel 2013 ha finito di scontare 22 dei 30 anni di condanna per aver massacrato i genitori nel febbraio del 1991. Beh, oggi hanno messo sotto, non è che prendono Maso e lo rimettono in galera per aver minacciato le sorelle, no, mettono sotto scorta le due sorelle. Mi fermo qua. Il servizio, grazie, guardate anche questa soluzione. È una svolta clamorosa. Susanna Lazzarini, in carcere per aver ucciso il 29 dicembre scorso Francesca Vianello, donna di 81 anni strangolata con un cordino per un debito di 100 euro, ha confessato anche l'omicidio di Lida Taffi Pamio, la donna di 87 anni di Mestre, strangolata nel suo appartamento in Viale Vespucci il 20 dicembre del 2012. Per la donna, che era in carcere per quel primo omicidio, la infermiera Monica Busetto, che si è sempre proclamata innocente ma che è stata condannata a 24 anni e 6 mesi di galera, la Corte d'Assise d'Appello ha disposto l'immediata scarcerazione. Dopo l'omicidio Vianello, infatti, il DNA di Milly Lazzarini è entrato nella banca dati della Polizia Scientifica ed è spuntata una traccia di sangue appartenente inizialmente a ignoto 1 che era perfettamente coincidente sulla scena del delitto Pamio. Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi, ma la notizia è stata divulgata soltanto oggi, un lungo interrogatorio finito alle 5 davanti al PM Lucia D'Alessandro si è concluso con la piena confessione anche di quest'altro delitto. Susanna Lazzarini, dunque, è una serial killer. Allora, sia del processo di Trifone, di cui abbiamo iniziato a darvi le prime dati, sia di un altro servizio che riguarda il Friuli Venezia Giulia, e cioè l'indagato Paolo Caligaris, che ritorna alla ribalta, e per quanto poi 90 domani giallo, che troverete in edicola, ne dà ampio spazio. Io purtroppo ho due minuti e mi spiace, ma ho il collega e soprattutto amico Gian Pietro Fiore, che è inviato di giallo ed è... Inizierei subito con Manzano. Con Manzano, ma qui è un colpo di scena, no Fiore? Ecco, buonasera direttore a te e ai tuoi telespettatori. Un colpo di scena che in qualche modo tutti si aspettavano, a iniziare dalla famiglia. Io ho parlato a lungo con la signora Mary, che è una mamma grintosa, una mamma che nonostante siano passati tutti questi anni non si rassegna. È una mamma che lotta ancora per conoscere come e perché è stata ammazzata la figlia. Qualche passo in avanti è stato fatto, ritorna ad essere indagato Paolo Caligaris, nipote del re delle sedie, torna ad essere indagato perché già lo è stato all'inizio, quando l'11 novembre Tatiana venne ammazzata nel patio della sua villa. La sua posizione, quella del figlio minorenne, fu successivamente archiviata, ma poi la procura ha rivisto tutte le carte delle indagini e ha ritenuto opportuno invece indagarlo di nuovo. La villa è stata sequestrata, ma quel che emerge è qualcosa che sembra convincere ulteriormente gli inquirenti, che in qualche modo non hanno mai abbandonato la pista familiare del delitto. Si capisce ora perché Paolo Caligaris è di nuovo indagato,
Basti pensare che gli era stato fatto un DNA nell'immediatezza, anzi non troppo nell'immediatezza, visto che avevano fatto trascorrere 5-6 ore. Non solo, ma gli fu data la possibilità al presunto assassino di lavare ben due volte le mani e una addirittura con dell'alcol che gli fu fornito dai medici del 118 che intervennero nel tentativo di salvare Tatiana. Ma nonostante questo risultò essere positivo allo stub. Lui si difese sostenendo che aveva avuto un contatto con la loro compagna, ma sembrerebbe a distanza di tutti questi anni che gli inquirenti non gli credano. Nel corso di un ulteriore sopralluogo sembrerebbe essero state isolate delle tracce biologiche risalenti proprio a quel periodo e sono analizzate nei laboratori del RIS di Roma. Senti, di Giosuè e della sua fidanzata, ne abbiamo appunto parlato prima con i nuovi interrogatori e domani si potranno leggere su Giallo. Chiudiamo con un minuto con Freddy. Sei a Padova, sto corpo non si trova ancora. Allora, questo corpo non si trova, sembrerebbe averlo occultato bene. Sicuramente partiamo da un fatto, ha mentito, continua a mentire e fino a quando non deciderà di dire la verità lui e le sue complici sarà molto difficile ritrovare il corpo. Noi di Giallo diamo in esclusiva tre notizie che riguardano questo assurdo e brutale delitto di Isabella Noventa. La prima, che sembrerebbe che Freddy avesse dato appuntamento a 00:30 alla sorella Deborah e all'amante Emanuela Cacco. Questo cristallizzerebbe la premeditazione del delitto. Non solo, ma la polizia nei giorni scorsi ha sequestrato numerose lettere d'amore che Emanuela Cacco aveva scritto negli ultimi tempi a Freddy Sorgato, un amore che l'aveva travolta, un amore stando a quello che il contenuto di queste lettere che le aveva fatto perdere la testa, un amore che però era ostacolato da una presenza ingombrante, quella di Isabella Cacco, tant'è vero che in queste lettere che la polizia sequestra spesso Manuela Cacco fa riferimento alla rivale in amore che è Isabella Noventa. Non solo, noi di Giallo scriviamo anche che la Fiat Punto, che era intestata al papà di Freddy, che viene utilizzata stranamente la notte in cui viene ammazzata Isabella, sono state isolate diverse tracce, sarebbe 5 tracce biologiche che sono ora al vaglio dei RIS di Roma. Giampiero, grande, grazie, un abbraccio e ovviamente vi invito ad acquistare Giallo perché domani sono queste e altre situazioni riguardanti proprio concittadini e corregionali del Nord-Est. Grazie ancora. Andiamo subito ai due minuti con Sergio Gerin. Parte il Comitato per la difesa dei risparmiatori. Sono giorni, soprattutto ore cruciali per la Banca Popolare di Vicenza. Infatti sabato a Gambellaro ci sarà appunto l'assemblea dei soci e di tutti appunto i risparmiatori. Beh, si può dire una domanda, c'è veramente l'ombra del commissariamento per questa banca? No, credo che l'assemblea il 5 voterà sicuramente la trasformazione della società in SPA e l'immissione sul mercato delle azioni. In realtà la questione è un po' più articolata. Cosa sta facendo questo consiglio di amministrazione, che peraltro si legge che qualche giorno fa ha denunciato il vecchio consiglio di amministrazione in Procura della Repubblica, cioè una operazione di imbellettamento, no? Come dire, guardate che noi siamo i buoni e abbiamo denunciato i cattivi. Questo lo fanno proprio in vista della presentazione dell'ordine del giorno e dell'assemblea. Cosa succede? Stanno mettendo in atto un cosiddetto aumento di capitale superdilutivo, che sarà un ulteriore danno per il cosiddetto parco buoi, cioè gli azionisti di risparmio, risparmiatori, gli azionisti di risparmio. Gli aumenti di capitale superdilutivi si fanno raramente, sono delle operazioni speculative, cioè si emettono delle azioni sotto la parità contabile.
Tutti sappiamo che l'azione rappresenta una frazione del capitale sociale, quindi ammettiamo che la società A ha un capitale sociale di 10 euro ed emette 10 azioni, ciascuna azione vale 1 euro. Decide di fare un aumento di capitale di altri 10 euro, ma non emetterà altre 10 azioni, ne emette 20. E quindi l'azione, il valore dell'azione riferita all'aumento di capitale non vale più 1, ma vale 0,50. Se si toglie l'indicazione del valore dell'azione nominale dell'azione sul titolo, si può effettuare la media delle azioni, quelle del vecchio capitale, come è stato emesso originariamente, quelle altre. Ecco qua l'aumento di capitale superdilutivo, l'azione probabilmente varrà 3 euro, 4 euro l'una. Grazie Sergio Gerin. Grazie l'avvocato. Allora noi cerchiamo, o meglio ci cerca, diamo la notizia, un commercialista, un giovane avvocato, un esperto in amministrazione anche per mezza giornata, vedete il numero in sovraimpressione, le interessate o interessati potranno telefonare appunto al numero. Andiamo in Veneto mentre noi cambiamo l'ospite, vediamo se l'ospite invece è già seduto in Veneto, grazie. Direttore, ben trovato naturalmente. Roberto Zanin, segretario della sezione PD locale di Portogruaro e consigliere comunale. Ma come? Il centrodestra perde i colpi e vota in modo contrario sul completamento dei lavori all'Eastgate Park e voi vi astenete? O meglio, riformulo la domanda. Ma adesso siete diventati la stampella del sindaco senatore? Sì. Un saluto intanto a tutti i telespettatori di Telepordenone. Non siamo assolutamente la stampella della sindaca. Ce l'avevamo chiesto perché insomma... Le stampelle sono ben altre. A chi si riferisce? Al Movimento 5 Stelle? Sì, beh, chiaramente hanno sempre votato a favore tutto quello che è proposto dall'attuale giunta, per cui è chiaro che... Movimento 5 Stelle in maggioranza a Portogruaro, questa l'accusa dell'opposizione? Non è un'accusa, è un dato di fatto, basta andare a vedere come si sono svolti i consigli comunali fino ad oggi, comunque ognuno prende le decisioni che meglio crede, non c'è nessuna critica, è una scelta che hanno fatto. È per loro favorevole. Però Zanin, ci motivi appunto questa scelta di astenervi, perché molti non l'hanno capito. Allora, i problemi della maggioranza se li deve risolvere la maggioranza. Noi siamo minoranza responsabile per quel che riguarda soprattutto le attività e i progetti che avevamo avviato noi. Quell'area Eastgate Park è un'area molto importante, il più grosso insediamento industriale ancora potenzialmente industriale del Veneto, sono circa 170 ettari suddivisi nei comuni di Concordia, di Fossalto di Portogruaro e Portogruaro, che causa ovviamente l'andamento negativo dell'attuale economia, non ha avuto quell'impulso che era stato previsto. I no del Consiglio Comunale della maggioranza sono solo strumentali, partiti fin dalla prima riunione del Consiglio Comunale ancora in luglio, quindi nulla hanno a che vedere con il punto in questione. Grazie Zanin, per il tempo è scaduto, le avevo dato il preavviso dei 20 secondi, restituiamo la linea alla redazione centrale. Grazie Rosario, noi invece abbiamo Margherita Cusin che rappresenta il Codacons del Friuli Venezia Giulia e la ringrazio per essere intervenuta. Parliamo di nuovi contratti tra consumatori e banche per il mutuo ipotecario casa di residenza. Quali sono appunto le novità? Esatto, allora il governo ha recepito la direttiva dell'Unione Europea che comporta delle novità in materia appunto di contratto di mutuo e queste novità sono discusse proprio in queste ore Parlamento e si è aperto il dibattito in particolare per una proposta di riforma che riguarda il caso in cui il debitore non riesca a pagare. Qual è la proposta che è al vaglio della decisione del Parlamento? Che in caso di inadempimento del debitore, che equivale a omissione di pagamento di 7 rate del mutuo, questo comporta che non si proceda con il pignoramento e quindi con la esecuzione forzata e vendita all'asta dell'immobile, ma che venga inserita nel contratto di mutuo una clausola espressa in cui si dice nel caso in cui il debitore sia inadempiente, l'immobile viene ceduto alla banca
la quale lo potrà vendere senza dover recarsi in tribunale, quindi con un valore commerciale. Questo comporta per il debitore il vantaggio di chiudere il contratto di mutuo nel momento in cui sia inadempiente e il vantaggio che nel caso da questa vendita immediata del bene ci sia una somma superiore rispetto al debito contratto, questa vada a favore del debitore. Il problema che è stato sollevato dalla nostra associazione è che non vi è un rapporto di parità fra istituto di credito e debitore, quindi è molto importante che si valuti bene se questa condizione, questa clausola possa bene. Essere grazie. Corretta. Grazie a voi. Grazie Margherita Cusin. Andiamo in Veneto. Grazie direttore, noi abbiamo invitato Gianluca Falcomera, sindaco di Cindoco Maggiore, per parlare di questo. Allora, ieri è uscita una notizia, l'abbiamo recuperata, pronto il disegno di legge, il DDL, per il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Ma mi scusi, il referendum di Sappada non è stato dopo quello di Cinto? Due anni dopo. L'iter per il passaggio di Cinto in Friuli è bloccato. Cosa vuol dire questo? Che alla regione Friuli Venezia Giulia interessa più mettere le mani su Sappada che non su Cinto? No, questo bisognerebbe chiederlo direttamente alla Presidente che si è impegnata di fronte a una mozione approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Prima Giulia, della Sera Chiani c'era portata. Tondo però non si è mai... No, Tondo, attenzione, Tondo è sempre stato molto ligio. Tondo è stato molto ligio a non sostenere mai la causa. E ricordiamo che il Presidente che ha portato avanti l'iniziativa, per quanto ci riguarda, è stato il Presidente Illy. Poi c'è stato il periodo Tondo, dove sostanzialmente non si è mosso assolutamente niente, è arrivata la Serracchiani, ma non si deve in realtà tutta l'attività sotto tanto alla Presidente, poi quanto al Consiglio regionale, in particolare il consigliere Daniele Gerolin, che ha spinto parecchio su questo punto, anche perché ovviamente... Stiamo parlando di Cinto qui però, eh? Qui stiamo parlando di Cinto. Stiamo parlando di Cinto perché Gerolin è di Sesto Arreghena, quindi esatto, conosce la realtà. Esatto, beh, esattamente, con ormai i nostri due comuni sono anche in larga parte conurbati, mi riferisco a alcune frazioni, la questione ambientale... Settimo e Marignana, poi il nostro sistema ambientale, le cave, i laghi, sono conurbati alla realtà sestense, non possiamo muoverci da un punto di vista, non possiamo pensare a uno sviluppo del parco. Lei sostiene in 20 secondi, ha sostenuto qualche settimana fa, qualche mese fa, che addirittura è possibile fare una fusione tra comuni, sebbene appartengano a regioni diverse. No, io ho detto che per fare una fusione ci si può lavorare, però ci sono dei meccanismi. Io ricordo sempre il caso Alzano Decimo Provis Domini, una fusione a freddo che ha dato i risultati che ha dato. Bene. I matrimoni di questo tipo vanno preparati molto bene, soprattutto... Però si possono fare. Si può combinare. E allora se si può combinare, questa è la notizia. Grazie Gianluca Falcomer, restituiamo la linea. Sì, ben ritrovato a Pietro Topeano, che è referente della lista Ciriani Pordenone Cambia. Si parla sempre un po' di periferia, ecco, nel vostro programma elettorale, cosa avete intenzione di fare per i quartieri di Pordenone? Ecco, grazie direttore, grazie Alberto, buonasera a tutti. Certamente i quartieri rappresentano per noi l'anima della città. E lo abbiamo dimostrato, come appunto lista Ciriani Pordenone Cambia, in queste settimane abbiamo praticamente discusso e dialogato con centinaia di persone di tutti i quartieri della città. Rorai, Valle Noncello, Le Grazie, Torre, Sacro Cuore, siamo andati in Piazza Risorgimento. Questa sera Alessandro Ciriani incontra gli abitanti di Villanova al centro anziani di Via Pirandello. Questo è molto importante per noi, perché? Perché vogliamo introdurre i servizi decentrati di quartiere. Questo significa che ci batteremo perché ci sia ad esempio una copertura sanitaria e assistenziale che possa dare una continuità alle esigenze urgenti del quartiere nella figura di, ad esempio, di un infermiere di quartiere, d'accordo con i distretti e d'accordo con l'AS 6. Quali carenze vede soprattutto nei quartieri oltre a questa? Ma io direi che ad esempio un'esigenza che è venuta fuori proprio dai cittadini
ordini dei quartieri è un'esigenza di sicurezza e noi introdurremo il vigile di quartiere, una figura importante per il quartiere. Aumenteremo la videosorveglianza all'interno dei quartieri, questi sono fatti concreti, come istituiremo una rete stabile di operatori di comunità per intercettare il disagio giovanile proprio lì dove nasce e mettere subito fine a quello che potrebbe tramutarsi in tutte quelle situazioni che vanno anche fino al bullismo. Abbiamo meno di 20 secondi per la convention, appunto, sì, del una grande convention dove parleremo di tutto questo. La faremo all'ex Brico in via Nuova di Corva, sarà il 10 marzo alle ore 20. Noi vogliamo dialogare con la gente e lo faremo in quel bellissimo posto. Bene. Che riadatteremo e lo faremo risplendere come nuovo. Grazie Pietro Tropeano. In un momento così difficile, no, ci sono persone giovani, ed è per questo magari, no, che le sottolineiamo, che decidono magari di aprire un qualche cosa proprio per continuare la famiglia. Michele Scapolan è per esempio a Pordenone, ha deciso di andare in Viale Treviso. Vediamo se il servizio è pronto, lo abbiamo avvicinato per qualche secondo per chiedere soprattutto il perché. Giovanni, è tardi, per cortesia il dialogo dopo. Mi sto dilungando per farvi sedere, siamo già in ritardo di 5 minuti. Allora, se c'è quel servizio che dicevo, per caso? No, allora mettiamo domani. Allora, no, non abbiamo più tempo, siamo già in ritardo. Ok, grazie, allora. Gianni Rampogna, il cittadino, ben ritrovato. Secondo lei può una banca fare propria la casa se diciamo un cliente non paga la rata del mutuo per 7 mesi o per sette volte di fila? Per 7 volte di fila, se è giustificato l'impossibilità di pagare, la banca non ha nessun diritto e nessun dovere di trattenersi o di appropriarsi della quota parte o della casa. Evidentemente se il lavoratore o la famiglia che hanno contratto un mutuo per comprarsi la casa, per costruirsi la casa, subentra una grave crisi occupazionale, non è giustificato a calare ancora di più il peso della sottrazione della casa stessa. Le banche sono tutte così, sono usuraie, fanno i propri interessi, che poi non fanno nemmeno gli interessi propri, fanno degli interessi a persone occulte. Anche se uno usurare, no, perché ti con calma la responsabilità. Certo, certo, l'altra volta me l'ha detto e rientro con calma. E quindi le banche che operano in questa maniera sono banche usuraie. E anche gli interessi rasentano l'usura. Non tutte le banche, come diceva il direttore, però ci sono. L'Etruria è un esempio importante. Altre banche che sono in una situazione deficitaria altrettanto, e i soldi ci sono, i lingotti ci sono, i cavò sono pieni di soldi. Io le chiedo, con questi presupposti, una coppia giovane che vuole comprare casa, come può fare? Come può fare? Va in banca. Ai nostri tempi non andavamo in banca, andavamo dal vicino di casa che lavorava da tanti anni in una fabbrica e ti faceva un prestito sulla parola. Però la banca deve avere l'onere e l'onore di garantire la trasparenza nei prestiti e nei mutui. Non deve giostrare, orchestrare interessi bene. Fasulli. E quindi? Vecchio, alza la testa che il potere te la rompe. Grazie, se come poi, sempre, Giovanni Rampogna. E se poi non solo quella. Bene, allora proseguiamo il giornale, il break e poi le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Rimanete con noi, vi ricordo, Civico 37 alle 22 più o meno, 21:40, con una bella intervista. Questo sì che spazia dai clandestini per finendo al PD, con Deborah Serracchiani. Civico 37, parleremo anche di elezioni amministrative a Pordenone, a Trieste e quant'altro. Continua, gentili telespettatori, la pagina informativa su TPN, come sempre dalla redazione di Udine. Accanto a me Marco Rioles, sociologo, parleremo tra poco con lui per quanto riguarda queste ultimissime in merito al caso Regeni, insomma, che ci arrivano dall'Egitto. Però parliamo subito invece di cronaca, perché quest'oggi c'è stata un'importante operazione dei carabinieri e della Guardia di Finanza a Tolmezzo. Il servizio.
Si sarebbe appropriata ripetutamente di somme di denaro dei clienti della banca fino a raggiungere un ammontare, secondo i primi calcoli, di 2 milioni di euro. Responsabile del grande ammanco è una dipendente della filiale di Tolmezzo di un noto istituto di credito di 53 anni, residente in Carnia, denunciata in stato di libertà per il reato di appropriazione indebita. Le indagini dei carabinieri di Tolmezzo e della Guardia di Finanza sono state avviate in seguito alla segnalazione di un correntista che, analizzando i movimenti bancari, aveva notato alcune irregolarità nella gestione dei propri conti. La procura di Udine aveva disposto una perquisizione dalla quale sarebbe risultato che la donna era in possesso di atti e documenti che attesterebbero un'appropriazione indebita di 150.000 euro di proprietà di un correntista. I militari avrebbero trovato anche documentazione relativa ad altri episodi di appropriazione ad altre persone per un importo complessivo di 2 milioni di euro. Restiamo in zona. Avviati oggi i lavori per la riqualificazione del dismesso tratto ferroviario tra Moggio Udinese e Resiuta in pista ciclabile che rientra nel progetto, ricordiamo ancora, della ciclovia Alpeadria. Si tratta di due appalti della comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale. Il primo lotto prevede la realizzazione del tratto che va appunto da Moggio a Resiuta, mentre il secondo è relativo alla costruzione del sottopasso che permetterà ai ciclisti l'accesso al paese dell'Abbazia. L'intervento sarà inaugurato, se tutto va bene, entro l'estate. Inoltre sono iniziati anche i contatti con le Ferrovie dello Stato per la sistemazione dell'area dei fabbricati che insistono proprio in corrispondenza dell'accesso a Moggio Udinese. Marco Ioles, allora, sociologo, lo abbiamo anche più volte con noi ospite, esperto anche di Medio Oriente. Allora, Orioles, per quanto riguarda queste ultimissime notizie che arrivano dall'Egitto, siamo come sempre davanti al solito depistaggio? Ma c'è stata una interessante telenovela nelle ultime 24 ore, per cui ieri la Reuters ha fatto un servizio facendo dichiarare al direttore del Dipartimento di Medicina Legale che effettivamente c'era stata tortura sul corpo del povero Regeni. E il giorno dopo, cioè oggi, smentita assoluta da parte delle autorità egiziane che praticamente hanno diffidato il direttore a fare ulteriori dichiarazioni. E in più abbiamo avuto un altro sviluppo, cioè direttamente dalla Presidenza della Repubblica, quindi da Al-Sisi e dal Primo Ministro, si afferma che il delitto è da ascrivere al terrorismo, che vorrebbe in questo modo mettere in difficoltà i rapporti tra Egitto e Italia, che è tesi sicuramente plausibile, però confligge certamente con le modalità con cui è stato ritrovato il corpo di Regeni, a meno che i terroristi non dispongano di squadroni, di base segrete e squadroni particolarmente efferati. Ecco, viene da dire, purtroppo, sottolineare che come sempre alla fine la verità si cerca di allungarla più possibile, nel senso che la strada si sta facendo sempre più tortuosa e di certo la parola fine è ancora lunga da apparire. No, allora, poco fa ho letto un aggiornamento secondo cui appunto le autorità egiziane hanno consegnato un primo tranche di documentazione sulle indagini all'ambasciata italiana e queste informazioni stanno per essere trasmesse appunto in Italia, però sono informazioni incomplete e questa indagine andrà avanti a spizzichi e a bocconi e chissà che cosa, però c'è un altro aspetto che vorrei che fosse detto non stasera. Non a caso io la chiamo per questo, perché lei è una delle poche voci libere che probabilmente ci racconta i veri dettagli e diciamo così può risalire alla storia reale, insomma. Ecco, tutti chiediamo la verità sulla morte di Giulio Regeni, è giusto e comprensibile. La settimana scorsa è venuto qua in Friuli un bravo giornalista, un fine conoscitore del Medio Oriente, che ha detto che le responsabilità che vanno certamente imputate in prima battuta a chi ha torturato Giulio Regeni andrebbero ricercate anche in chi, in particolare lui ha fatto due nomi, le due tutor
di Giulio Regeni, che lo hanno esortato a ficcare il naso in dinamiche particolarmente delicate, cioè cercare in questo momento di fare luce sulle dinamiche del sindacalismo indipendente in Egitto, quando il sindacalismo indipendente è uno dei cunei che l'opposizione egiziana, in cui c'è tutto, ci sono i democratici autentici, i liberali come me, come te e come gli altri amici, ma ci sono anche la feccia, andare proprio lì, probabilmente un giovane ventottenne avrà solidarizzato, simpatizzato, si sarà fatto qualche selfie, è un'operazione pericolosissima, per cui Cambridge e l'Università Americana del Cairo portano sicuramente una parte delle responsabilità di questo atroce delitto, che comunque in ultima analisi non può che essere imputato a chi... Senta, usando un gergo tecnico giornalistico, possiamo dire, insomma, adesso per l'amor di Dio, col dovuto beneficio di inventario, è come quando tu hai in mano a briscola l'asso, però invece di giocarlo di ultima mano aspetti, anzi lo giochi prima, convinto di aver vinto la partita, e poi l'altro ti fa la foglia, come si dice. Certo. Usando, ripeto, col dovuto beneficio di inventario. Certo, poi a me piace molto anche giocare a soldi, quindi... Possiamo dire che, insomma, probabilmente lui aveva qualcosa per le mani importante e forse, diciamo così, la sua giovane età è... consigliato male da qualcuno, poi alla fine consigliato malissimo. Il giornalista di cui facevo riferimento prima, Carlo Panella, che è uno che queste dinamiche le studia da tanti anni, dice: ma come, ma se io fossi un docente universitario e mandassi, non so, 30 anni fa un mio studente a studiare i movimenti democratici sotto la dittatura di Videla, oppure se io oggi mandassi qualcuno a studiare la democratizzazione della Corea del Nord, a prendere contatto con i movimenti indipendentisti o unificatrici delle due Coree, ma che responsabilità porto io per aver mandato un ventottenne idealista, bravo, col desiderio appunto di arrivare al risultato? Responsabilità direi dirette. Grazie come sempre a Marco Rioles per la sua partecipazione, chiaro e trasparente nel suo commento. Rimanga un attimo con noi perché ci trasferiamo a Gorizia. Nella mattinata di ieri, a bordo di un'auto emoteca dell'azienda sanitaria 2 Isontina, posizionata nel parcheggio antistante la caserma della sede del comando provinciale della Guardia di Finanza in via Diaz 7, i finanzieri e gli studenti del liceo Slata Per, appunto, di Gorizia, hanno effettuato una donazione volontaria di sangue a conferma dei sentimenti di solidarietà ed umanità che li contraddistinguono. Tale gesto vuole essere un contributo semplice ma significativo per affermare il grande valore della vita umana e per cementare ulteriormente il rapporto di collaborazione con l'Associazione Donatori Volontari di Sangue di Gorizia e la popolazione, appunto, dell'intero territorio. Ugo Falcone, segretario provinciale di Fratelli d'Italia Udine, dunque torniamo a rivalicare il Iudrio e torniamo in provincia di Udine. Insomma, ieri c'è stata questa protesta, noi ogni tanto vogliamo battere il chiodo, anche perché se non si batte il chiodo, quando il ferro è caldo, non si pianta nel legno, questo è il discorso. Allora, Falcone, si trovano i soldi per allestire ambulatori per clandestini all'interno della caserma Cavarzerani, però i soldi che devono dare ai disabili, guarda caso, non arrivano. Sì, il problema è che, come già detto altre volte, questo problema della caserma Cavarzerani doveva essere una soluzione temporanea, si ricorda, certo, di un paio di mesi. Certo. Guarda un po' adesso. È un mini hub. Praticamente, ecco, sta diventando tale cosa. Il problema è che qui non ci si vuole assumere le responsabilità sia a livello di governo centrale sia a livello di istituzioni periferiche nel gestire un problema che in questo momento è ancora un problema, ma con la primavera e con l'estate sarà un gravissimo problema, un'urgenza, un'emergenza. Se fino adesso obiettivamente non è stata un'emergenza qui sul territorio, lo diverrà. Anche perché ricordiamo che la primavera è alle porte, il generale inverno se ne va
e la rotta balcanica, nolente o volente, tornerà a funzionare. Io come e la Macedonia, stia tranquillo che la Macedonia da una parte, Serbia, Croazia e Slovenia, non è che a un certo punto dicono noi tiriamo sui muri e blocchiamo tutto, sanno che comunque arrivano da noi, punto, questo è il discorso. Infatti, come ho già detto altre volte qui, il problema è che poi noi non abbiamo una struttura, delle strutture ricettive per affrontare 1.000, 2.000, 3.000 persone, anche perché questi flussi arriveranno nel giro di poche settimane. Certo. Adesso ancora graduale, perché ovviamente questi muri sono stati, tra virgolette, innalzati in poco tempo, ma nel momento in cui le rotte dei clandestini verranno... Ma sai, il problema è che secondo me l'Austria, Slovenia, Croazia, Serbia e Macedonia hanno dei politici che non solo parlano, ma mettono anche in atto le cose, nel senso che lì non guardano destra o sinistra, dicono c'è da fare, c'è da fare. Qui un problema non è tanto di accoglienza, è un problema trasversale di situazioni in cui non verranno gestite. Basta vedere quello che è successo in queste ultime ore al confine con la Macedonia. È ovvio che ci strazia il cuore vedere bambini strabattati a destra e a sinistra. Ma perché, non si vuole trovare la soluzione. Ma perché siamo arrivati a questo, Costantini? Siamo arrivati a questo perché è mancata una politica europea per quanto riguarda la Mogherini, che è anche italiana. E poi l'ONU dov'è? Dov'è l'ONU? L'ONU c'è solo quando c'è da riscuotere. Eccola, sono grandi carrozzoni che dal punto di vista giuridico-amministrativo in questo momento non hanno nessun senso. Senta, per concludere allora, vi interesserete anche voi come Fratelli d'Italia nella battaglia del Codacons perché queste persone disabili, indifferentemente dal colore, pelle, razza, ottengano finalmente i soldi che gli spettano? Guardi, come domanda? Certo, in tempi non sospetti, proprio un mese fa nella riunione del nostro circolo di Udine abbiamo attivato un nostro militante a organizzare nel mese di aprile, proprio in tempi non sospetti, sulla disabilità attiva e passiva, e fisica e psichica, cosa molto importante. Grazie Ugo Falcone per la sua partecipazione, rimanga un attimo con noi perché torniamo a Gorizia, polemiche sui fondi di reddito sostegno, attacchi sul web verso l'amministrazione Romoli, però per bocca dell'assessore Silvana Romano questa è la realtà. Il servizio. Morale, i soldi ci sono, però ci sono delle difficoltà burocratiche legate a... Ecco, le difficoltà burocratiche sono veramente abbastanza pesanti, perché innanzitutto si chiede che queste persone diano il proprio IBAN. Queste persone, in linea di massima, non hanno l'IBAN. Queste persone sono persone che si gestiscono il contante. Ma poi c'è un altro problema. Si legifera, si dà nuove incombenze agli ambiti, ma non si pensa al personale. Gli assistenti sociali, e parlo sempre nell'ambito di Gorizia, su 560 domande devono fare circa 1500 interviste, perché la norma di legge dice che devi intervistare tutti i maggiorenni dei nuclei familiari. Allora, prima di fare 1500 interviste ce ne vuole di tempo. Quindi la normativa è stata fatta partire velocissimamente senza dare gli strumenti né alle persone né ai singoli enti locali. Adesso però c'è un ulteriore problema. È stato detto che la pensione di accompagnamento o di invalidità non deve essere più inserita nell'ISEE. Cosa facciamo? Rifacciamo tutti i nuovi ISEE? Perdiamo ulteriore tempo? È chiaro che forse bisognava sì introdurre questa normativa, ma con un po' più di tranquillità, non fare i grandi proclami e dire partiamo senza pensare a ciò che succede sul territorio. Radio Telepordenone, l'emittente del Triveneto, ricerca persona ambosesso residente in Veneto ed in Friuli per realizzazione e trasmissioni televisive in diretta riguardanti attualità, cultura, lo sport e commerciali. Si ricercano altresì persone ambosesso capaci sia in Friuli che nel Veneto da inserire nel settore commerciale. Interessati o interessate potranno telefonare al numero in sovraimpressione 0434 55 24 44 in orario ufficio per colloquio. Rush finale del nostro telegiornale con Rino Specogna del Fronte Friulano. Allora parliamo di questo benedetto reddito, anzi vitalizio, no? Ipotecario. Cosa sta venendo fuori? Ma diciamo che da oggi le banche in realtà possono dar corso al cosiddetto prestito vitalizio. È un prestito che viene dato a chi ha oltre 60 anni, ipotecario sull'abitazione, e il valore che può avere dal 10 al 50%. Oltre a questa novità c'è un'altra novità curiosa, riprende quota l'anatocismo, ossia su questo prestito si pagano gli interessi sugli interessi,
Quindi se partiamo da un interesse come potrebbe essere del 6%, ci troviamo a pagare in realtà il 10% alla fine. Alla fine dei 10 anni in realtà il prestito raddoppia. Se facciamo un'ipotesi, diciamo che se abbiamo un immobile del valore di 200.000 euro, ci prendiamo 50.000 euro di finanziamento, dopo 10 anni questi diventano 100.000, se c'è una crisi di mercato immobiliare in realtà ci siamo bruciati l'immobile. Sì, giustamente nel giro di 12 mesi praticamente gli eredi possono riscattare l'immobile pagando. Cosa faranno? Possono fare un altro mutuo, ovviamente. Abbiamo sentito il Codacons proprio in questo telegiornale qualche minuto fa che il mutuo, naturalmente, se gli eredi saltano 6-7 rate, può essere venduto direttamente dalla banca stessa, acquisito, e quindi senza il passaggio neanche di tribunale. Cioè praticamente la banca diventa proprietaria in automatico dell'immobile. Esatto, partendo da 50.000 euro, che non sono in realtà neanche 50.000 euro di costo bancario, perché sappiamo che le banche ormai sono così abili ad inventare il denaro, dove nasce con un semplice bit un immobile a 10 anni di distanza. Di questo voglio dire, stanno discutendo la direttiva 2014-17 oggi in Parlamento. Delle banche possiamo fidarci, voi stessi avete fatto un servizio sulla Popolare di Vicenza, su una situazione di Tolmezzo, e quindi diciamo che la situazione va presa con le pinze. Finora le banche non si sono ancora mosse, però si muoveranno a breve, e io invito veramente tutti i cittadini a fare molta attenzione e agli eredi a prendere con cura in mano la situazione qualora gli anziani avessero queste intenzioni. Grazie a Rino Speconia per il suo intervento, come sempre chiaro e trasparente e senza peli sulla lingua, come sono questi casi. Grazie ancora per la sua partecipazione, grazie a voi gentili amiche e amici per la visione e l'ascolto. Non cambiate canale perché dopo i suggerimenti dei nostri amici silenziosi, Rosario Padovano con le ultimissime dal Veneto. Piazza Affari chiude in rialzo una seduta altalenante con le banche in recupero, con il comparto in Europa e il resto del listino tendenzialmente debole. Sul finale il rialzo del greggio sostiene le quotazioni. L'indice FTSE MIB chiude a più 1,08%, lo share a 0,97%, volumi per 3 miliardi di euro. L'indice FTSE Eurofirst avanza dello 0,58%. Hanno sostenuto i bancari le dichiarazioni di Benoît Coeur della BCE, che ha garantito l'impegno della banca centrale per una politica monetaria espansiva che viene considerata vitale per la zona euro. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Accanto a me c'è il capogruppo di Città del Lemene a Portogruaro, Alida Manzato. Con lei dopo parleremo di consiglio comunale, perché chiederemo magari dei chiarimenti anche sul voto dell'Eastgate Park, ne abbiamo parlato anche nella prima parte. Però prima apriamo con una notizia dell'ultima ora. Ci è arrivata una segnalazione, noi l'abbiamo verificata e siamo in grado di darvi la notizia. Verso le 7:30, alle 8, in quell'arco di tempo lì, c'è stata una violenta scazzottata a Bagnara di Gruaro, al noto bar ristorante alla Bionda in Piazza Aldo Moro. Si sono menati di brutto due cognati, alla fine uno di loro sta ricorrendo proprio in questi minuti alle cure ospedaliere per una presunta frattura al setto nasale. Sul posto stanno operando polizia e carabinieri. Naturalmente fondamentale è stato anche l'intervento del SUEM 118. Dunque, signora Manzato, parliamo di quello che è successo pochi giorni fa. C'è stato questo voto contrario per questo provvedimento legato all'Eastgate Park, ai lavori di adeguamento, ai lavori di ripristino di alcuni settori di Eastgate Park che devono essere in qualche modo completati. E si dice che in commissione sia stato presentato un documento, in consiglio comunale un altro. Dove sta la verità? La verità, diciamo, come si dice, sta nel mezzo. Questo consiglio comunale è stato caratterizzato da una serie di informazioni dette e ritrattate, per cui è un po' difficile fare una panoramica precisa e ben definita di quello che effettivamente è questa pratica e questa attività.
Il nostro voto non era nascosto, abbiamo sin dall'inizio, così come unitamente a quasi tutti i capigruppo, anche durante la conferenza dei capigruppo, la convocazione dei capigruppo, è stata ribadita la nostra perplessità per le tempistiche, soprattutto per la corposità dell'argomento. Si è parlato di atto di indirizzo, a noi era stata detto sia nella prima convocazione della commissione atto di indirizzo ed è stato ribadito anche nella convocazione del venerdì, diversamente da quanto invece poi dichiarato dalla segretaria generale, la dottoressa Miori, che non è un semplice atto di indirizzo per il quale comunque bastava la decisione del sindaco, bensì di una variante urbanistica al PUA relativa alla zona East Gay Park, quindi un'informazione un po' diversa rispetto alla versione fornita durante le due commissioni. Credo di capire che voi non facciate più parte della maggioranza, anche perché c'è stata questa frattura con Luigi Toffolo, il vostro assessore di riferimento. Ma questa è ormai una cosa che si sente ripetutamente. L'intervento che è stato fatto durante il Consiglio e che si è concluso con la nostra conferma di quello che è stato dichiarato il 30 di settembre. Noi siamo nella maggioranza perché comunque e abbiamo contribuito all'attuale maggioranza, così come alla votazione e alla elezione della sindaco senatore, per cui essere della maggioranza non vuol dire essere compiacenti. Un po' disorientati però. No, non siamo disorientati, anzi noi siamo ben determinati nel proseguire quello che è sempre stato il nostro... Quindi il vostro elettore immagino approvi quello che state facendo. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale fondata sulla correttezza, sull'onestà, sulla determinazione e comunque sulla coerenza. Per cui essere in maggioranza, io l'ho anche dichiarato comunque rispondendo a degli appunti molto sgradevoli, comunque fatti a livello personale dal consigliere Barro. Sgradevoli cosa vuol dire? Che aggettivo hai usato? Sgradevoli perché comunque di politico, perché lì era un consiglio comunale, in consiglio comunale ma si parla di politica. Ha detto sgradevoli a livello personale? Sì, perché... Che aggettivi ha usato? Ma più che aggettivi mi ha invitato ad andare, intanto il tono della voce sicuramente non è stato dei più soft, mi ha invitato ad andare dall'altra parte perché io merito di stare all'opposizione, visto che comunque non sono compiacente, certo. E questo lo dico io, con l'attuale maggioranza. Bene. Al che io ho risposto che se mantenere dei propri principi e voler andare a fondo Bene. Di quelli che sono gli interessi dei cittadini è... non essere compiacenti all'attuale maggioranza, che ci dicano loro quello che abbiamo poi chiesto e che non hanno, al quale non hanno mai risposto, ci dicano loro da che parte dobbiamo stare. Per grazie. Noi, prego. Grazie Lidia Mazzato, dobbiamo andare avanti con il giornale perché il tempo è un po' tiranno, tensione al comune di Jesolo, c'è un post del comandante della polizia locale Claudio Vanin, l'arroganza e la maleducazione di alcune persone proprio non la sopporto, il fatto che sia un dipendente comunale non dà diritto ad alcuno di atteggiarsi urlando e insultando le persone, il rispetto prima doverosamente si dà, ma almeno io lo pretendo sempre nei confronti di chi che sia, quindi momento di grave tensione in municipio di Jesolo, si sta chiacchierando moltissimo nelle ultime ore proprio su questo episodio. Adesso andiamo a parlare dell'allerta meteo nuovo di questo pomeriggio del Veneto, nuova ondata di maltempo, c'è stato anche il servizio che abbiamo mandato in onda nella prima parte del nostro telegiornale. Ebbene, lo stato di attenzione per criticità idrogeologica è stato dichiarato dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani sui bacini Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, Basso Brenta Bacchiglione, Basso Piave Sile, Bacino Scolante Laguna. Lo stato di attenzione per le nevicate è dichiarato fino alle 20 di domani sui bacini dell'Alto Piave, sul Piave Pedemontano e Monti Lessini. Si segnala poi che il clima particolarmente rigido anche dopo l'evento nevoso favorirà la formazione di ghiaccio. Lo stato di preallarme per rischio valanghe a livello arancione è dichiarato sia nelle zone dolomitiche che in quelle prealpine a partire dalle 6 di domani 3 marzo. Stato di attenzione per vento forte infine fino
alle 20 di domani. Quindi anche la regione dice la sua su questo ciclone che dovrebbe abbattersi sul nord-est nelle prossime ore. Migrante spacciatore scomparso a Treviso, Luca Zaia furibondo, fuggito per entrare nella malavita. Ecco chi stiamo ospitando a spese dei veneti per bene. Ammontano a oltre 11 milioni di euro i finanziamenti che il programma operativo regionale POR del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Veneto mette a disposizione del settore culturale per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo e il consolidamento dei soggetti che già operano nel territorio. È stata presentata questa mattina in conferenza la mozione dei consiglieri della lista Tosi dal titolo «La Regione del Veneto si attivi presso lo Stato e l'Europa» per istituire il reato dell'utero in affitto a livello internazionale. Chi vuole intendere, intenda. Il comune di Fossalta di Portogruaro sta ponendo attenzione alle tematiche relative all'urbanistica. L'attenzione dell'amministrazione comunale è concentrata su potenziali modifiche delle aree edificabili e sulla pianificazione urbanistica delle aree commerciali. Un altro importante obiettivo l'amministrazione fossaltese lo sta portando avanti ed è il piano del commercio. Ci saranno degli incontri con le associazioni produttive. Nuovi scenari per l'impresa e la digitalizzazione, questo è il titolo di un seminario sottotitolato in Rimettere le scarpe ai sogni. Si svolgerà a Portogruaro venerdì 4 marzo alle 16 in via Pordenone 1. Interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle a proposito dell'alta velocità, alta capacità, l'ha presentata la deputata appunto Arianna Spessotto. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato in questi giorni interventi di lungo periodo per la realizzazione di una nuova linea alta velocità, alta capacità tra Portogruaro e Ronchi all'interno di uno studio di fattibilità del quale il Ministero non ha reso noti né i contenuti né tantomeno i costi. Se lo studio di fattibilità è uno strumento conoscitivo di valutazione, vorrei sapere dal ministro Delrio, dice Spessotto, quali sono le ipotesi progettuali cui questo studio si riferisce. Ricordo infatti, conclude Spessotto, che attualmente l'unico progetto alta velocità è quello del 2010, non lo vuole nessuno. La valutazione di impatto ambientale VIA è stata recentemente sospesa, quindi lavori che vengono realizzati per niente, sembrerebbe dire nell'interrogazione parlamentare la Spessotto. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, interverrà domani a Venezia all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. L'appuntamento è fissato per le 10.30 alla scuola di San Giovanni Evangelista, dove i lavori saranno aperti dalla relazione del presidente della sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, Guido Carlino. Parere favorevole dalla seconda commissione consiliare di San Donà di Piave all'ampliamento della Lafert e del ristorante Vecio Piave. È stata la conclusione di un lungo percorso che ha visto collaborare al meglio imprese e amministrazione, ha commentato l'assessore alle attività produttive Luca Marusso. Il passaggio in consiglio comunale dovrebbe avvenire il prossimo 7 marzo. San Donà comune pioniere nello stop al consumo di suolo, primo sì alla variante sulle zone agricole giunto dalla Commissione Uso e Assetto del Territorio, presieduto da Fabrizia Calleguer. Il Jobs Act non funziona, a dirlo è un imprenditore veneziano attivo nell'export mondiale, Claudio Vianello, intervenuto ai microfoni di Alessio Conforti. Parliamo di lavoro e anche di che frutti sta dando il Jobs Act, la legge voluta dal Premier Matteo Renzi. Siamo con un imprenditore, Claudio Vianello, che produce a mano lampadari esportati in tutto il mondo. Le chiedo, Vianello, lei che materialmente lavora e che potrebbe, diciamo così, avere una voce sul campo di questo Jobs Act, che cosa ne pensa ormai a diversi anni da questa legge? Allora, leggevo questa mattina che un deputato del PD diceva che il governo Renzi non deve suonare la fanfara, ma effettivamente è così. Il problema è un palliativo che danno ai cittadini italiani, perché il problema ritornerà fuori tra 2 anni, quando il Jobs Act ha finito il suo iter.
perché è vero che gli imprenditori oggi assumono con un beneficio che è quello delle trattenute, che in pratica non versa più perché c'è un abbuono di 7.000 euro l'anno e per 3 anni. Quindi nel momento in cui scadrà il Jobs Act si riproporrà tutto di nuovo, e l'unica soluzione in questo momento, vista la crisi che non è passata perché lo 08 fa solo sorridere, dovranno riproporre altri meccanismi. E fin tanto che non taglieranno le risorse, è un po', scusi Vianello, il gioco delle tre carte: togli da un lato, tiri da un altro. Sicuramente, cioè, se questi qui hanno un debito che sta esponenziale, che è arrivato a toccare i 2.200 miliardi contro i 1.700 che aveva Berlusconi, vuol dire che la politica ha fallito. Cioè, questi qui continuano a riversare sui cittadini. Andiamo avanti velocemente perché non abbiamo più molto tempo. Da Caorle, in occasione della festa quinquennale della Madonna dell'Angelo che c'è stata nel settembre 2015, è stato realizzato un libro fotografico sull'evento. Ideatore dell'opera è stato Marco Dorigo. È stato presentato questo testo in comune. Dorigo era accompagnato da Monsignor Giuseppe Manzato e Annabella Pavan, e ha consegnato al commissario straordinario del comune Piera Bumma una copia del volume. Radio Tele Pordenone, l'emittente del Triveneto, ricerca una persona ambo sessi, residente in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di trasmissioni televisive in diretta. Per contattare la nostra redazione è sufficiente digitare il numero 0434 55 2444, ribadiamo 0434 55 2444. Andiamo avanti, grazie. Portogruaro, è iniziata la raccolta di fondi a livello internet per Notturni Diversi 2016, noto festival di poesia di tarda primavera. La nuova edizione si baserà su eventi di carattere gratuito. Torna l'appuntamento con Passi verso l'altrove 3, proposto dalla Fondazione Zanetti Onlus, che il prossimo 4 marzo per conto di QAM a partire dalle 10 proporrà un approfondimento sul tema dell'Ebola, epidemia che in Sierra Leone ha registrato quasi 4.000 morti. Ad accompagnare gli studenti delle scuole superiori in questo viaggio, La vita al tempo di Ebola, un documentario realizzato da Pietro Suber, giornalista inviato di News Mediaset, e da Nicola Berti per Medici con l'Africa, QAM. A San Donà di Piave, per la stagione di Molière, nei prossimi giorni si esibirà l'attore Paolo Rossi, che reciterà al Teatro Metropolitano Astra. Infine, Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, interpreterà Il mistero buffo venerdì 20 maggio alle 21.30 al Teatro Geox di Padova. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Non ci sono altre notizie che ci riguardano. Diamo ora la linea al meteo per le importanti notizie che riguardano il fronte depressionario atteso sul nostro territorio da qui alle prossime ore. Grazie a tutti voi, gentili telespettatori, continuate a seguirci. Grazie. Fino al mattino tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, nel corso del pomeriggio barra sera tendenza a miglioramento con possibili schiarite a partire dai settori occidentali. Precipitazioni. Fino al mattino precipitazioni diffuse, probabilità alta 75-100%, anche a carattere di rovescio, o locale temporale specie sui settori orientali della pianura. Temperature. Minime in generale calo salvo nelle valli dove risulteranno in leggero aumento, massime in calo anche sensibile.